Autorità civili, religiose e soprattutto tanti cittadini. Sala San Felice di Trecchiana gremita venerdì sera in occasione dell'incontro durante il quale Federico D'Incà, ministro bellunese per i rapporti col Parlamento, avvicinandosi alla conclusione del proprio mandato, ha voluto condividere con la popolazione i risultati raggiunti nel corso dell'attività parlamentare. 10 anni della mia vita, i più belli, probabilmente dedicati a quello che mi piace fare, che mi è piaciuto fare, che è dare una mano, dare un contributo al mio paese. Ho avuto la fortuna di farlo sia come parlamentare sia come ministro, e come ministro abbiamo cercato di fare tante cose per il paese a livello nazionale, ma molte anche a livello territoriale, per i nostri comuni, per le nostre aziende, per i mondiali, per le olimpiadi, per i truffati delle banche, per il MOSE, tutti segnali importanti che andavano fatti per riuscire a costruire un rapporto nuovo tra cittadini e governo centrale, che andava sulle cose vere, sulle azioni concrete, e spero che questo possa essere stato il mio contributo in questi 10 anni. In un dialogo con il giornalista Silvano Cavalette, il ministro uscente si è dunque raccontato alla popolazione e fra i vari temi, naturalmente, non è mancato un approfondimento anche alle crisi aziendali che per lungo tempo hanno creato grande allarme sociale proprio in quel comune dove anche D'Incà risiede. A Borgo Valdeluna sono state la CC e anche l'Idea Standard, oggi fortunatamente è tornata ad essere Ceramica Dolomite, un grande lavoro fatto con tante persone che hanno costruito, collaborato insieme, e oggi finalmente possiamo parlare di risoluzione di questa crisi aziendale e di uno sguardo diverso. Guardate, è un unicum in tutta Italia, 2 crisi così grandi nello stesso comune, entrambe risolte, da altre parti i fascicoli rimangono ancora aperti. In un gioco fra passato e presente, condividendo con i presenti anche alcuni aneddoti inerenti agli inizi della propria attività parlamentare, D'Incà guarda ora alle sfide del futuro. Al domani, quando finirà il governo, riprenderemo ad essere cittadini, torneremo al nostro lavoro, io sono in aspettativa, e poi chiaramente la passione per la politica e la politica per le persone rimane e resterà, e quindi cercherò o nelle istituzioni ancora o fuori dalle istituzioni di dare il mio contributo.